Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. La Polizia Municipale di Napoli ha messo i sigilli al manufatto in via di realizzazione su un'aiuola del rione Traiano di Napoli, a pochi metri di distanza dal luogo dove la notte tra il 4 e il 5 settembre ha perso la vita Davide Bifolco. I lavori di realizzazione erano iniziati da qualche giorno, ma quest'oggi sono stati posti i sigilli dalle autorità competenti. Momenti di tensione a Rione Traiano a causa del provvedimento che ha bloccato l'opera spontanea dei giovani e degli abitanti del quartiere che in Viale Traiano stavano per realizzare una cappella votiva dedicata al giovane Davide Bifolco, il 17enne del quartiere, ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere dopo un tentativo di fuga per un mancato stop ad un posto di blocco. Proprio ieri l'arma dei carabinieri aveva ripreso il normale svolgimento delle attività di controllo e prevenzione con posti di blocco all'interno del rione. Le persone spiegano le loro ragioni, vogliono ricordare e avere un luogo per pregare per la giovane vittima. Coloro che hanno partecipato alla costruzione ammettono però l'esigenza di rispettare gli iter burocratici necessari ed assicurano che chiederanno tutti i permessi previsti dai regolamenti vigenti. Nuovi scavi alla ricerca di fusti tossici interrati da Casalesi a Villa Bariano, nel Casertano, i mezzi e gli uomini del Corpo Forestale di Napoli, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia, sono arrivati in località San Francesco in un fondo in aperta campagna coltivato a mais fino a qualche mese fa, a poche centinaia di metri in linea d'aria da un altro appezzamento di terreno dove all'inizio anno era stata effettuata una campagna di scavi che aveva portato alla luce una discarica di rifiuti pericolosi e scarti dell'attività edile proveniente dai lavori della Nola Villa Literno. Anche in questo caso la pala meccanica, dopo aver incontrato la falda ad 11 metri di profondità, ha fatto emergere materiali di plastica, amianto ed altri rifiuti pericolosi, soprattutto residui dell'attività di costruzione. Tre pentiti che hanno indicato il sito, un'ex cava, come teatro delle attività illegali della Camorra Casalese, c'è Francesco Della Corte, accusatore dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino e tra i pochi collaboratori ad indicare nel dettaglio i luoghi dove il CRAN avrebbe sotterrato i rifiuti. Spacciavano cocaina nell'agro Nocerino Sarnese, 14 arresti. Spacciavano cocaina nell'agro sarnese Nocerino. 14 ordinanze di custodia cautelare, 7 in carcere, 7 ai domiciliari, sono state eseguite dai carabinieri del reparto territoriale nei territori di Pagani, Scafati e Angri, in provincia di Salerno. Nel corso delle perquisizioni domiciliari è stato trovato anche un piccolo quantitativo di stupefacente pronto ad essere spacciato sul territorio a nord del capoluogo. I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un'indagine che ha consentito di identificare alcuni soggetti dediti allo spaccio di droga nell'agro nocerino, ma anche nella provincia di Arezzo. L'attività investigativa trae origine dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Gli indagati dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, alcune persone sono state arrestate in flagranza di reato. Vigili al lavoro quasi per avventura a Nola, dove ieri pomeriggio, per cause in via di accertamento, è scoppiato un grosso incendio in un'industria tessile. Cinque squadre del Comando Provinciale di Napoli, numerosi mezzi di supporto e altre squadre giunte da Caserta. Dal luogo dell'incendio si è levata in cielo una spessa colonna di fumo nero. Lotta alla contraffazione senza nessuna tolleranza. Operazione anticontraffazione della Guardia di Finanza di Napoli, che in una villa vicina all'aeroporto di Capodichino hanno scoperto una fabbrica di scarpe Hogan false. Un napoletano, 32 anni, è stato arrestato e 12 operai trovati al lavoro denunciati. Sequestrati circa 200.000 semilavorati e migliaia di scarpe contraffatte che avrebbero fruttato quasi mezzo milione di euro. Trovati e sequestrati anche 265 kg di sigarette di contrabbando del valore di circa 45.000 euro. Una pistola 357 Magnum con matricola Brasa e tre cartucce nel tamburo ed una calibra 9, anche questa con matricola Brasa e con ben 21 cartucce, sono state trovate dai carabinieri della compagnia di intervento operativo del Battiglione Campania durante alcuni controlli nel rione Sanità. La 357 Magnum è stata trovata dietro una canna fumaria di un locale terraneo di via Fontanelle, area ritenuta dagli investigatori sotto l'influenza del clan camorristico Vastarella. La calibra 9 invece era nascosta in un vecchio divano abbandonato su Viale della Resistenza. Le armi saranno inviate a Roma per gli esami balistici.
Meridiana punta sempre più sull'aeroporto di Napoli con l'allargamento della propria base operativa Boeing e l'introduzione di 7 nuove destinazioni dirette a partire dal prossimo 26 ottobre. La compagnia aerea Meridiana annuncia a partire dal prossimo 26 ottobre 7 nuovi voli da Napoli per Bologna, Genova, Milano Malpensa, Ginevra, Leopoli, Madrid e Sharm el-Sheikh. Meridiana avrà per soddisfare le nuove tratte, che si aggiungono alle destinazioni internazionali e nazionali già in vigore, 4 aeromobili Boeing 737. La compagnia punta su prezzi di lancio convenienti per i passeggeri e punta fortemente sull'aeroporto di Capodichino, che negli ultimi tempi sta registrando la crescita del traffico passeggeri. Così Andrea Adorno, direttore commerciale di Meridiana. Le ricadute sul territorio sono chiare. Noi baseremo quest'inverno 4 aeromobili a Napoli proprio per andare a servire tutto questo portafoglio di prodotti. È rivolto quindi sia alla clientela napoletana, perché il nostro portafoglio business domestico con prodotti mattina e sera di fatto aiuta la città a essere collegata in modo veloce e rapido con le altre città italiane, e aiuta anche quel traffico incoming addirittura in bassa stagione, proprio perché teniamo i collegamenti estivi anche d'inverno, naturalmente per destinazioni come Mosca, dove ci può essere un flusso seppur sottile anche invernale. L'importanza di puntare su Capodichino e Napoli è ribadita anche da Armando Brunini, amministratore delegato GESAC. Noi siamo assolutamente attrezzati a Capodichino per gestire questi passeggeri. L'aeroporto quindi è sufficientemente infrastrutturato e per il territorio significa chiaramente più turisti, e questo lo stiamo vedendo. La città è più viva anche turisticamente, noi dobbiamo quindi assecondare questa vivacità della città attraverso più voli, e significa anche più opportunità per i napoletani di viaggiare comodamente in maniera diretta anziché fare scalo da qualche altra parte. Nuovo appello del parroco di San Giuseppe alla Riviera di Chiaia, Don Franco Rapullino, con il ripristino dei bus nel tratto della Riviera di Chiaia, per fortuna riaperto al traffico ma non al servizio di trasporto pubblico. Al termine della celebrazione in onore della Beata Vergine Addolorata, Don Rapullino ha ricordato che passano tutti ma non i bus pubblici. Se la strada non è sicura, perché è riaperta, si domanda, tant'è che passano anche i rimorchi indisturbati. Se invece è sicura metà, perché non istituire delle navette che facciano spola tra Piazza Vittoria e Piazza San Nazaro, che tanto comodo farebbero ai residenti. I pizzaioli napoletani in Guinness di primati. Con 278 persone a lanciare una pizza in aria, Napoli ha battuto il precedente record detenuto dagli americani, 265 persone nella città di Los Angeles nel giugno del 2014 a lanciare contemporaneamente altrettante pizze. Il primato è stato certificato dal giudice del Guinness World Record Lorenzo Veltri, che prima ha contato i candidati in gara e poi ha misurato tutte le pizze, diametro minimo 31 cm. Nel record si sono cimentati pizzaioli provenienti da tutta Italia e anche dal Giappone. Una festa del gusto in cui ha vinto la maestria di tutti i pizzaioli chiamati ad uno sforzo corale per entrare nella storia. Un'occasione giocosa per far conoscere al mondo la bontà della pizza margherita, esaltata dal meglio dei prodotti agroalimentari campani. Una rivincita a distanza di 10 anni dal precedente tentativo di record organizzato dalle stesse associazioni che per settembre 2004, in occasione del Pizza Award, avevano realizzato a Città della Scienza una pizza margherita del diametro di 5 metri e 19 centimetri, cotta in un forno a legna di 6 metri. Il tentativo fallì per un problema regolamentare, entusiasmo anche tra pizzaioli che hanno portato a casa una medaglia ed un attestato del Guinness. Tra loro una ventina di donne ed una decina di ragazzi disabili dell'associazione Tutti a Scuola. Un bambino che rischia di essere investito all'uscita di scuola, una bambina che viene sfiorata da alcuni calcinacci venuti giù da un immobile mentre si reca all'istituto elementare. Due vicende avvenute nel napoletano: la prima a Torre del Greco, dove un bambino di 7 anni ha rischiato di essere investito da uno scooter all'uscita della scuola elementare Nazario Sauro. Il conducente è riuscito fortunatamente a frenare, ma il piccolo, per lo spavento, è indietreggiato e scivolato. Paura tra i presenti, alla fine il ragazzino ha riportato solo qualche piccola ferita curata con del ghiaccio e niente più. Poco prima, a Torre Annunziata invece, una bimba di 8 anni è stata sfiorata da alcuni calcinacci venuti giù da un palazzo di via Magnola. Anche in questo caso tanto spavento, ma nessun episodio grave. Sicuramente però bisogna prevenire questi episodi a danno dei minori.
A Napoli c'è un alto tasso di criminalità, per cui si consiglia di non portare oggetti di valore. Questo è uno dei consigli che lo Sparta Praga, attraverso il proprio sito internet, fornisce ai propri tifosi che arriveranno domani a Napoli per la partita di Europa League in programma al San Paolo. Il sito dei ciechi consiglia di visitare la città in gruppi piccoli e di non andare in giro da soli, di non attirare l'attenzione soprattutto sui trasporti pubblici, evitare tracolle e zaini che possono essere rubati dai criminali. Nel Vademecum c'è anche una mappa dei quartieri da evitare, Forcella e quartieri spagnoli dove in passato sono stati attaccati i tifosi ospiti. Ma passiamo al verdetto del campo, cosa ne pensano i napoletani? Unica possibile soluzione per il riscatto, una vittoria. Bisogna tornare a vincere, questo è l'imperativo categorico per il Napoli. La sconfitta casalinga rimediata contro il Chievo dopo una vittoria in extremis alla prima di campionato hanno fatto saltare i già traballanti nervi ai tifosi. Al termine del match di domenica scorsa è partita la protesta, fischi, cori offensivi verso i giocatori, l'allenatore e il presidente, tutti colpevoli, secondo i 40.000 presenti al San Paolo, di non aver fatto arrivare quei giocatori capaci di cambiare il volto alla squadra. Domani sera comincia per il Napoli il cammino in Europa League. Ancora una volta gli avversari sono ostici. Si comincia con i cechi dello Sparta Praga. L'annunciato turnover servirà a cambiare il volto della squadra? Basterà una vittoria per recuperare la fiducia dei tifosi? Sentiamo che cosa hanno detto i tifosi napoletani. Domani in Europa League il Napoli che cosa fa? Perde. Perché? Perché non va niente. Vince. Vince. Perché deve dare una dimostrazione di essere qualcuno, quello che è stato giudicato che lui è. Adesso è venuto il momento di dimostrarlo e io credo che lo dimostrerà. Nella società c'è un po' di maretta, tutto è dovuto all'invito dei reingaggi che hanno i vari calciatori, non sono adeguati alle loro prestazioni. Non vinciamo. Fin quando non si mettono d'accordo, questa è una storia vecchia che hanno fatto i vecchi calciatori di Napoli anticamente. Domani vinciamo, però perché? Non è questo il motivo, che bisogna che si svegliano un po' questi giocatori, perché il Galeone se ne vuole andare con l'Atletico Madrid, Higuain si è scocciato, il Benitez che se ne va a fare 8 giorni di villeggiatura, non ho mai visto da quando a vedere il calcio. Non ho mai visto che un allenatore si va a fare la villeggiatura di 8 giorni, c'ha la famiglia a Liverpool e allora non vuoi stare più, diglielo subito, non voglio stare più e noi ci togliamo il cappello, ti ringraziamo, basta che te ne vai. Dovrebbe vincere. Dovrebbe? Dovrebbe, perché penso che di sì, è normale. Il problema secondo lei qual è? Il problema sta nell'unificazione di tutti i giocatori. Problema di spogliatoio. Che è? Domani pensi che il Napoli farà una partita per la vita, però non credo che ce la fa. Perché? E non stanno le cervelle, non stanno giusto al posto giusto, perché ormai c'è una confusione totale. Sì da Benitez, sì da Laurentiis, sì dei giocatori. Gli studenti del Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella chiedono un congiunto con il commissario Achille Mottola e la direttrice del conservatorio Elsa Evangelista, che hanno il dovere, dicono, di fornire risposte finalmente adeguate a fatti concreti. La richiesta degli allievi della classe di jazz di primo e secondo livello arriva dopo le polemiche sul degrado all'interno dell'antico e prestigioso istituto musicale, dove alcuni anni è stato istituito un corso di jazz. Contratto di apprendistato e di alta formazione e ricerca è il tema discusso presso la sede della Camera di Commercio di Napoli su iniziativa del consorzio Promos Ricerche, che riunisce gli Atenei Campani, il CNR e l'ente camerale napoletano. Contratto di apprendistato ad alta formazione e ricerca è il tema discusso presso la sede della Camera di Commercio di Napoli su iniziativa del consorzio Promos Ricerche, che riunisce al suo interno gli Atenei Campani, il CNR e l'ente camerale napoletano. L'obiettivo è favorire l'accesso al lavoro creando collegamenti tra la formazione universitaria ed il mondo imprenditoriale grazie ad incentivi e sgravi. Oggi partiamo con un tema che è quello dell'apprendistato di alta formazione, quindi un tema che è dentro le attuali politiche del lavoro. Si tratta di iniziare un dialogo forte tra aziende e università, in proposito ci sono ben 5 università della Campania, per cominciare a tessere una trama positiva che vada nella direzione giusta.
L'importanza dell'apprendistato è ribadita anche dal vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, Luigi Iavarone. L'apprendistato storicamente è stato sempre il primo modo di approccio ai giovani nel mondo del lavoro. Poi è stato un po', come dire, messo da parte, un po' vituperato, un po', come dire, considerato uno sfruttamento dei giovani. Adesso ci stiamo ritornando, perché il mondo dell'apprendistato, le modalità dell'apprendistato sono le modalità fondamentali per avere una possibilità reale di entrare nel mondo del lavoro. Presente alla giornata informativa anche il docente Luigi Mascilli Migliorini, in qualità di responsabile del progetto Fixo 2 Apprendistato all'interno dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Nell'ambito delle iniziative promosse dal blog San Carlo alle Mortelle di Antonio Salzano e dell'associazione Napoli Futura per la riqualificazione e il recupero della memoria storica della zona del Poggio delle Mortelle, in occasione del centenario della nascita di Antonio Altamura, umanista e filologo nato e vissuto per lunghi anni nello storico palazzo di zona, sarà scoperta una lapide per ricordare il grande contributo dato alla cultura della città con le sue 140 opere. L'appuntamento è per il 18 settembre alle 18, proprio nella piazzetta San Carlo alle Mortelle. Uno spazio di ascolto, accoglienza e sostegno psicologico per le pazienti oncologiche dell'Istituto Pascale, con l'obiettivo di raccogliere fondi. Per questo intento il prossimo 27 settembre il Teatro Mercadante ospiterà una serata di gala dal titolo Le donne e l'arte di vivere. Numerosi artisti, giornalisti e scrittori, da Tullio De Piscopo a Maurizio De Giovanni, Nello Masce ed Antonello Perillo, parteciperanno all'evento benefico presentato presso la Camera di Commercio di Napoli, il tutto coordinato dalla direzione artistica di Massimiliano Gallo. Così Daniela Moriniello, presidente dell'Associazione Virgilio. Credo che siano assolutamente fondamentali, fondamentali perché l'aiuto non deve essere qualcosa che venga continuamente recepito come una beneficenza, ma credo che la solidarietà sia un dovere di tutte le forze operanti su un territorio. È intervenuto anche il primario, tra gli altri, del reparto di psico-oncologia dell'Istituto Pascale, Francesco De Falco. Allestire spazi dedicati all'interno della Fondazione Pascale perché i pazienti possano vivere il momento della malattia e il dopo nella maniera più leggera possibile. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per essere stati con noi. Arrivederci.